nuova stagione di Quarta Repubblica. Il programma condotto da Nicola Porro in prima serata su Rete 4. E oggi, lunedì 4 settembre, si riparte con un'intervista a Guido Crosetto, il ministro della Difesa ospite in studio. Intervista a tutto campo, quella concessa dal gigante. Si parla non solo di Ucraina, ma anche di Superbonus, la misura voluta dall'M5S che sta facendo saltare in aria i conti pubblici. Con il Superbonus, spiega Crosetto, mi sembra che abbiano un problema i conti del paese. È difficile che una misura che dà il 110% della spesa che fa un cittadino a spese della collettività faccia bene. È un disastro per i conti pubblici, ha picchiato duro rispondendo a Nicola Porro, che gli chiedeva conto degli ultimi buchi emersi a causa del bonus grillino. Quindi, parlando dell'Ucraina e degli scenari belligeranti, il ministro ha rimarcato: la difesa è una cosa che ci si augura non usare mai. Serve a garantire la sicurezza, la libertà e la democrazia. Una risposta netta a chi lo accusa di essere una sorta di guerrafondaio. Poi un affondo anche contro gli estremisti verdi. Certo, l'ambientalismo è un dovere, ma il ministro sottolinea come le politiche ambientali hanno un senso quando non distruggono la vita delle persone. Parole chiare, quelle di Crosetto, che invoca equilibrio nelle scelte. Un messaggio ai talebani verdi, certo, ma soprattutto un messaggio all'Unione Europea.